Allora, con questa mozione interveniamo in merito a una delibera di giunta del 2011, la 2735. Questa delibera stanzia dei fondi in merito ad alcuni istituti ospedalieri, in particolare in merito alla Città della Salute e della Ricerca di Milano, in merito all'ampliamento e alla ristrutturazione del nuovo ospedale San Gerardo di Monza, in merito anche ad altri ospedali e all'installazione di un sistema di tecnologia di avanguardia nell'ospedale di Cremona. Gli importi che stanzia questa delibera sono di diverso genere, 300 milioni per la Città della Salute e via via per altri. Allora, visto che per questi istituti ci sono delle inchieste giudiziarie aperte e pendenti, e visto anche che siamo ancora in attesa di ricevere una risposta alla nostra interrogazione dell'aprile dell'anno scorso che riguardava l'azienda ospedaliera di Cremona e in particolar modo riguardava degli accertamenti per l'appalto per l'installazione di Vero, che è un apparecchio per la diagnostica tumorale, allora chiediamo con questa mozione di procedere alla sospensione o comunque alla riscrittura, alla revisione della delibera stessa in merito a questi tre casi, quindi alla Città della Salute, all'azienda ospedaliera di Cremona e al San Gerardo di Monza. Grazie. Aggiungo alcune riflessioni per motivare questa dichiarazione di voto, partendo dal fatto che, come in risposta alla collega Barone, la quale ci accusa di essere, come dire, dei censori di questioni politiche o di questioni legate agli appalti. Beh, non l'abbiamo scritta noi la storia di Regione Lombardia, non l'abbiamo scritta noi la storia della cupola degli appalti, che i media hanno girato contro Expo, e lungi da me difendere l'Expo, ma in realtà il grosso degli scandali riguardava la sanità pubblica, la sanità lombarda, e non l'abbiamo scritta noi quella storia lì. Quindi permetteteci di dire che in realtà quando si tratta di grandi opere siamo tutti capaci di fare grandi investimenti che poi immancabilmente cadono nelle mani della magistratura. E non è colpa nostra se continuano a saltare fuori inchieste giudiziarie. Dunque, come dire, più che accusare chi vi sta dicendo che forse quegli investimenti non devono essere più fatti oggi con le leggi che abbiamo nei confronti di grandi opere, di grandi investimenti, ma per piccole attività. E la sanità pubblica avrebbe davvero tanto bisogno di investimenti più mirati, più piccoli, piuttosto che grandi appalti come quello del San Gerardo, e lo sa il collega Carugo quanto sono affezionata al San Gerardo visto che ci ha fatto nascere tutti i miei figli. Quindi non è questione di fermare, di frenare gli investimenti nei confronti della sanità pubblica, ma di gestirli davvero con un occhio differente, perché la storia lombarda ci ha insegnato che immancabilmente con le leggi attuali le zone grigie, le zone d'ombra, quando si fanno grossi investimenti, soprattutto in sanità, fanno sì che poi scatti la mano della magistratura. Non solo, Assessore Mantovani, è vero quello che lei ha detto, è vero che c'è stato un intervento dell'ANAC nei confronti della Città della Salute, ma l'ANAC non fa un giudizio di contenuto, di merito rispetto all'investimento, ma solo di qualità in termini di anticorruzione per quello che è l'ultimo pezzettino del gioco. Però, ripeto, c'è in corso tutta un'inchiesta giudiziaria di cui vogliamo sapere come si arriverà alla fine. Non solo, chiedo ancora all'assessore Mantovani, ne approfitto con questa mozione, di pensare a quella che è l'eccellenza lombarda, di pensare invece per il prossimo futuro come utilizzare gli investimenti lombardi, perché ci riempiamo sempre la bocca di questa eccellenza lombarda, ma in realtà provate davvero a prenotare nel servizio sanitario regionale pubblico un qualsiasi esame e vedete come la lista d'attesa è davvero inaccettabile per una regione come quella lombarda. Grazie.